e più o meno quali sono le cose che ha da dirci stasera. Ma io condivido questa valutazione sull'esigenza di rialfabetizzarsi sulla politica. Devo dire la verità, questa è una campagna elettorale che mi pare molto complicata. Molto complicata perché per un verso la politica si sta muovendo sul cliché, sullo spartito della propaganda. Vengono fatte una serie di proposte anche un po' sganciate dalla realtà, no? Molto iperboliche. E dall'altra parte è molto evidente questa condizione di disorientamento, anzi direi qualcosa in più. Il corpo sociale, l'insieme delle persone, mi pare un corpo dolente di chi vorrebbe pure trovare una risposta, una soluzione, non riesce a trovarla. E vedo questa, diciamo così, mutevolezza comportamentale, che non è nuova, non è una cosa di oggi, in realtà è una cosa che va avanti, a mio avviso, da un po' di tempo. E letta così si spiegano anche alcuni fenomeni che sono apparsi come fenomeni significativi, invece si sono rivelati fenomeni molto, molto effimeri. Noi abbiamo avuto, almeno io faccio, come dire, una sequenza storica molto arbitraria, però che mi pare esemplificativa. Noi abbiamo avuto nel 2011 la crisi del berlusconismo, che secondo me non è passeggera, cioè il centrodestra oggi risorge, ma in realtà risorge più per fatti contingenti, non è una proposta politica. Noi abbiamo avuto nel 2011 la crisi del berlusconismo e l'avvento di Monti. Se voi ricordate, prima che Monti, diciamo così, gettasse la maschera e si rivelasse un grigio tecnocrate, gran parte della società italiana si era identificata nel montismo, cioè in un modo di fare sobrio, misurato, sembrava che fossimo tutti quanti ritornati ad un galateo ottocentesco. Poi il montismo non ha prodotto risultati, anzi ha tradito per certi versi quelle attese e quelle speranze che si erano determinate. E nel passaggio elettorale del 2013 noi abbiamo avuto la fotografia di uno stato di confusione. Poi è sorto il renzismo e nel 2014 sembrava che si fosse determinata nella società italiana una condizione del tutto anomala di un partito che arrivava addirittura al 40%. Nel giro di qualche mese il renzismo ha tradito le aspettative che si erano generate ed è calato. E adesso sembra che si stia determinando una condizione diversa, cioè la resurrezione della destra e la permanenza di questo movimento di comprensibile protesta da parte di chi lo vota, di incomprensibile proposta da parte di chi se ne fa interprete. Quello che io vedo è che non ci sono tendenze definite. La società in una condizione di sbandamento si aggrappa a quello che passa. In realtà non c'è, diciamo, una stabilizzazione. In un contesto così fare la campagna elettorale è complicato, perché la gente ha interiorizzato l'idea che la politica sia una cosa, diciamo, un po' volgare, fatta da personaggi di passaggio che carpiscono la buona fede al momento del voto e poi se la dimenticano. E quindi provare a ricostruire una relazione con gli elettori è complicato. Noi abbiamo scelto una strada che riparte dall'alfabeto piuttosto che dalle regole della sintassi, perché il punto iniziale in una situazione così, dove i problemi sono complessi, hanno una soluzione, o meglio hanno un avvio di soluzione, però sono complessi. Il punto iniziale da ricostruire è il rapporto di fiducia tra le persone e chi fa politica. Io utilizzo spesso la similitudine con la vicenda di Di Bella o di Stamina. I malati che erano in una condizione di sofferenza avevano bisogno di una cura. La scienza medica non era in grado di dare una risposta, quindi
e i malati si sono affidati ai truffatori. Ora, se ricordate, quando ci fu Di Bella ci furono imponenti campagne di stampa. Buonasera. È un'entrata silenziosa. Buonasera. Accomodi, se sarebbe molto innovazione. Ci furono imponenti campagne di stampa che dicevano alle persone: guardate che questi vendono fumo. Eppure le persone si rivolgevano a Di Bella, perché una persona che è in difficoltà ha bisogno anche, come dire, di aggrapparsi a una cosa di speranza. La speranza. Poi la scienza medica si è evoluta, ha costruito una risposta alla malattia, non semplice, non immediata, non la pillola che ti fa guarire, ma una soluzione è stata individuata. Allora in questo momento va ricostruito questo rapporto, perché il rapporto tra la società e la politica è come un po' il rapporto tra chi ha una malattia e il medico. Noi quando scegliamo il medico mica sappiamo se il medico sarà in grado di curarci, scegliamo il medico in base alla fiducia che ci dà, e la fiducia che ci dà permane anche quando non riesce a guarirci, se il medico partecipa intimamente alla nostra condizione di dolore. A me, questa cosa a me è saltata agli occhi un anno fa o due anni fa. Una sera sono stato malissimo perché avevo stramangiato, come mi capita solitamente, e non riuscivo a, insomma, a rimettere. Ho chiamato il mio medico che, insomma, mi ha fatto delle punture, ma non, la cosa non passava. Erano le 2 di notte. Allora lui si è seduto sulla poltrona ed è rimasto là con me. Ora io non guarivo, ma la presenza del medico che partecipava alla mia condizione è stato un elemento. In questo momento noi abbiamo bisogno di rinsaldare questo rapporto, perché la società non si salva senza la politica, e la politica non è in grado di guidare verso una via d'uscita se la società non partecipa ad un percorso. E quindi è questo l'elemento che va ricostruito. Perciò la campagna elettorale la stiamo facendo così, oggettivamente in una condizione di difficoltà. Quello che, come dire, vuole essere la specificità della nostra posizione, che io mi rendo conto è una posizione politica che è condizionata dalla confusione, condizionata dai nostri errori, non è che le cose stanno così e le cose stanno così perché noi non abbiamo commesso errori. Però la nostra posizione politica ha una ispirazione molto precisa, non vorrei apparire, diciamo così, un po' pesante, ma la mia idea è che la politica sganciata da una motivazione ideale diventa un'opera burocratica senza significato, e noi in una serie di campi che ci condizionano anche la vita quotidiana abbiamo immaginato che la tecnica risolvesse le cose indipendentemente da un valore etico, non dico morale, da un valore etico. Il nostro punto di riferimento è costruito intorno a questa considerazione, che ha anche un rilievo storico, o ha anche, diciamo così, una sua prospettiva storica, ma non voglio farlo molto lunga, e che la politica deve avere a riferimento 2 elementi. Primo, garantire condizioni di libertà alle persone. Quindi liberare le persone dalle condizioni di bisogno e rendendole libere, renderle piene, consentire alle persone la piena realizzazione dei propri desideri. Però questa cosa deve essere accompagnata necessariamente da un obiettivo di giustizia sociale. La libertà sganciata dall'obiettivo della giustizia sociale diventa uno strumento inconsapevolmente violento sui deboli. E questo, secondo me, spiega la torsione che c'è stata nella nostra storia repubblicana e spiega anche la torsione che si è realizzata nella costruzione istituzionale, perché le istituzioni non è che sono un luogo astratto. La nostra Costituzione ha a riferimento una serie di articoli, quello, diciamo così, più eversivo
nella storia delle Costituzioni è l'articolo 3, quello che dice che la Repubblica rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena realizzazione della persona. Cioè lo Stato può utilizzare la forza e la violenza, le tasse, i vincoli, le leggi, sono una forma democratica ma di esercizio della violenza, se utilizza questa forza indirizzandola al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della persona. Viceversa, l'idea molto di destra, perché destra e sinistra esistono ancora, il fatto che qualcuno le ignori non significa che non esistono più. L'idea che l'individuo realizza le proprie libertà svincolandosi dagli altri è il riferimento intorno al quale si è costruito poi il modello istituzionale, soprattutto nel trattato europeo, che non ha avuto la stessa motivazione ideale che ha avuto la Costituzione italiana, per cui la stessa norma nella nostra Costituzione, nel trattato europeo, dice che l'Europa si preoccupa di garantire la piena occupazione, la scuola, la sanità, ma salvo l'equilibrio dei prezzi sul mercato. Significa che l'istituzione non ha più a riferimento le libertà e la giustizia sociale, ma a riferimento i mercati. Perché l'idea che si è affermata di destra è che se aumenta la ricchezza, poi la ricchezza si distribuisce a tutti. Viceversa, noi abbiamo il dato empirico, non la valutazione ideale, teorica, il dato empirico che negli ultimi 10 anni la ricchezza che si è prodotta si è cumulata via via su una fascia sempre più ridotta della popolazione. Uno studio statistico dell'ultimo anno dice che la ricchezza che si è prodotta in Europa si è collocata sull'1% della popolazione. Circolarizzazione. Che cosa sta avvenendo? E non è un dato casuale, che in tutte le società occidentali, segnatamente in Europa, stanno emergendo movimenti di protesta. La Le Pen in Francia, Podemos in Spagna, la Brexit in Inghilterra, 5 Stelle in Italia, la destra in Polonia, che hanno all'origine questa condizione di insofferenza delle persone perché vedono aumentare le diseguaglianze. E siccome nessuno spiega come si possono ridurre le diseguaglianze, c'è questa condizione di estrema tensione. Ora noi dobbiamo recuperare un principio ideale, che per me, per i libri che ho letto, per l'esperienza che ho fatto, risiede nel pensiero del cattolicesimo popolare, per cui la politica si orienta al fine di garantire giustizia sociale. Se noi interveniamo riducendo le diseguaglianze, incominciando a dire alla società che noi riduciamo le diseguaglianze, mettiamo in sicurezza la società. Viceversa, se noi lasciamo gli individui liberi, tutti agiranno con violenza al fine o di conquistare uno spazio o di mantenere lo spazio che hanno conquistato. Quello che avviene oggi è che l'insicurezza che poi noi trasferiamo contro gli immigrati, ma che in realtà sono dei falsi obiettivi, attraversa trasversalmente tutti i ceti sociali. Repubblica, poi sarà uscito anche su altri giornali, ha pubblicato uno studio sulla percezione di futuro dei ragazzi. Viene fuori che la stragrande maggioranza dei ragazzi non percepisce una prospettiva di futuro, indipendentemente dalle condizioni di reddito. Perché quello che viene fuori è che non è che le condizioni di reddito ti rendono più tranquillo o meno tranquillo. Se intorno a te hai una società di disuguali, nella quale vedi che la povera gente non riesce ad avere una forma di tutela, anche tu che stai bene incominci ad avere una posizione di chiusura. E noi siamo andati avanti negli ultimi anni più sul desiderio del cambiamento che sull'analisi storica che ha originato le difficoltà. Per cui abbiamo prodotto atti, sono stati prodotti atti che non hanno ottenuto l'efficacia che si sperava, proprio perché
si sono ignorati gli effetti in termini di percezione che questi atti avrebbero determinato sulle persone. Per me l'esempio, uno degli esempi più evidenti, sono stati gli 80 euro. Gli 80 euro sono stati concepiti nella logica reganiana, cioè immettiamo liquidità nel mercato perché questa liquidità aumenterà la domanda di consumo, la domanda di consumo aumenta la produzione fa aumentare la ricchezza che si produce si sparpaglia tra i cittadini. Ma siccome gli 80 euro vedevano beneficiari non quelli che avevano bisogno, ma delle categorie astratte, anche quelli che hanno avuto gli 80 euro non li hanno messi nel mercato perché hanno pensato: ma se la politica, lo Stato, le istituzioni non intervengono per aiutare chi ha bisogno, ma agiscono a caso, io gli 80 euro me li metto in tasca. Oppure il bonus cultura o il bonus bebè. Se noi diamo 500 euro a tutti i diciottenni, indipendentemente dalle condizioni di reddito, perché riconosciamo il diritto dei diciottenni ad andare nei musei a fare approfondimento culturale, ignorando che in una condizione come questa il riconoscimento di un diritto fatto in astratto a tutti senza tenere conto delle condizioni di diseguaglianza diventa un'amplificazione della diseguaglianza, noi creiamo nei cittadini la percezione che non c'è. Mentre noi dovremmo ricostruire una gerarchia, perché, e qui è la ragione storica che a mio avviso ha determinato, diciamo così, i privilegi delle penalizzazioni, sta nel fatto che quando la nostra società ha avuto la spinta massima di cambiamento negli anni 70, noi abbiamo avuto una polverizzazione delle istanze dei cittadini. Ognuno chiedeva il riconoscimento di un diritto per sé, e siccome la grande novità nella nostra vicenda repubblicana è stata, a differenza degli Stati Uniti d'America, dove vengono riconosciuti i diritti e poi i cittadini se li tutelano autonomamente dentro la condizione di mercato, nella storia europea, e in particolare in quella italiana, il riconoscimento di un diritto è stato sempre accompagnato da una forma di tutela, che è stata una grande conquista. Però questo che cosa ha determinato? Che mano a mano che le richieste, i diritti si polverizzavano, la politica ha risposto singolarmente a ogni domanda, mettendo sullo stesso piano tutte le domande, senza fare gerarchia. L'esempio che io faccio, al di là di quello della sanità, che è abbastanza, pure quello è abbastanza, si chiedevano ospedali da tutte le parti, le promozioni da tutte le parti, la sindacalizzazione, oppure quella del sistema pensionistico. Ad un certo punto le pensioni baby o il trattamento pensionistico sulla retribuzione e non sui contributi è diventato un diritto. Quel diritto si è cristallizzato. Quando le condizioni storiche sono mutate, per cui i diritti non riuscivano a essere tutelati più secondo quella modalità, si è realizzata la torsione di privilegi da una parte e penalizzazioni dall'altra. La politica ha commesso l'errore, non della clientela, ha commesso l'errore, pure comprensibile sul piano storico, di dire a tutti sì, senza fare, come dovrebbe fare il buon padre di famiglia, di dire, io dico, io ho tre figli, ma se uno mi chiede di andare a cinema, un altro mi chiede gelate, un altro mi chiede i soldi per i libri, se io dico sì a tutti, non faccio gerarchia della motivazione delle domande e non le misuro sulle risorse disponibili. L'errore che si è prodotto, diciamo, quando siamo andati in crisi è stato quello di non fare una lettura storica di come si erano generate queste strutture e anche di come si era generato il nostro debito pubblico. Si è adottata la misura di tagliare orizzontalmente e noi abbiamo fatto due volte lo stesso errore. Prima abbiamo orizzontalizzato le domande, ci abbiamo detto sì a tutti spendendo per tutti in maniera. Quando non ci sono state le risorse, piuttosto che rimettere in ordine le cose, abbiamo detto no a tutti quanti. Ma c'erano quelli che si trovavano. Ora, il rimettere in ordine esige un'opera di riconciliazione, non esige un'opera di giustizialismo.
Perché tutti quanti, nelle nostre storie o nelle nostre famiglie, siamo vittime carnefici. Cioè noi possiamo avere, come dire, un parente che prende la pensione col retributivo e non col contributivo, e possiamo avere un parente che è uscito fuori dal mercato del lavoro e non riesce più a maturare i requisiti per il trattamento previdenziale. Abbiamo bisogno di un'opera di riconciliazione, il malessere giusto. Allora, la politica, come dire, De Gasperi diceva che la democrazia ha basi morali. Io questa cosa, per la verità, non l'ho capita per tanti anni, perché mi sembrava una frase un po' al limite, perché non capivo che cosa volesse dire basi morali. Sembrava quasi una posizione bigotta, come se insomma ci fosse un miscuglio con una ispirazione religiosa un po' come da sagrestia. No, la democrazia ha basi morali, perché se la democrazia non serve a garantire uguaglianza tra le persone, è un modello istituzionale da buttare. Mentre recuperare questo ordine delle cose, e secondo me anche con le risorse disponibili, al netto dell'esigenza di rivedere i trattati in sede europea, noi potremmo essere in grado non di rinviare il problema al giorno che verrà, ma di affrontarlo nell'immediato. Faccio l'ultimo esempio e chiudo. È stata fatta una contabilità dei bonus, delle provvidenze che nel corso di questa legislatura sono stati dati. Ammontano circa a 50.000 miliardi di euro. 50 miliardi di euro, scusami, lo calcolo con le lire. 50 miliardi di euro. Però non sono stati dati con una logica. Cioè sono stati dati dove sembrava che ci fosse bisogno, ma questi interventi non hanno trasferito alle persone l'idea che si stessero rimettendo in ordine le cose. Mentre se la politica dice che rimette in ordine le cose, io sono convinto che anche chi è ultimo nella graduatoria all'inizio può protestare, però se percepisce che c'è una logica volta alla riduzione delle diseguaglianze, accetta quella logica. Però per fare questo noi abbiamo bisogno di riconciliazione, non abbiamo bisogno di dire, come dire, i vecchi che ha sbagliato, ignorando la progressione dei fatti, è una cosa estremamente superficiale, anche perché la nostra non è una crisi dovuta all'assenza di cambiamento, la nostra è una crisi dovuta a un'accelerazione del cambiamento, non dico non governato, ma che a un certo punto è uscito fuori traiettoria. Se domandiamo ai nostri nonni come stavano, ci raccontano una provincia che noi ignoriamo completamente, e loro avevano, come dire, diritti molto più ridotti rispetto ai nostri. Non c'era la scuola, ti curavi se riuscivi. La circostanza è che noi abbiamo accresciuto la nostra libertà e i nostri diritti. Sembrava che fossero tutelati all'infinito, senza, come dire, un'attenzione allo spreco, e invece siamo arrivati ad un punto. Perciò per me la crisi non ha una matrice economica, direi che ha più una matrice antropologica, cioè che si è pensato che noi potessimo affermarci rivendicando le nostre libertà, senza dover fare i conti che il massimo della libertà è capire i limiti della libertà. E ne veniamo fuori non se troviamo una formula economica, ma se costruiamo una condizione di riconciliazione tra le persone. Le regole, come dire, aiutano a ricomporre questo, mentre oggi quello che abbiamo sotto gli occhi è lo sgretolamento delle regole nella vita quotidiana. Non ci sono più. Ognuno, quando si trova in una situazione, non tiene conto dell'altro, ma rivendica la propria posizione. Mi è capitato il mese scorso, ero a telefono con il nostro consigliere regionale Maurizio Petrarca, lui stava parlando con me, a un certo punto si zittisce, poi mi dice: ma tu guarda un po' questa,
gli chiedo, ma perché, che è successo? Io stavo attraversando sulle strisce pedonali con mio figlio per mano, è passata una che mi stava buttando sotto, stava parlando a cellulare, seppur incazzata che io... Ognuno mette sé se stesso al centro, e io questa cosa la vedo nei fatti minuti della vita quotidiana, l'atteggiamento che i genitori hanno nei confronti dei professori, cioè tu devi dare a mio figlio quello, non c'è, perché se non c'è regola io affermo me stesso con un atto di violenza, e gli atti di violenza così ci portano alla degenerazione della vita collettiva. Per cui i beni comuni, come fa a parlare di beni comuni se non c'è un sentimento delle persone sulla comunità? Se tu recuperi il sentimento delle persone sulla comunità, poi c'è anche l'oggetto del bene comune nel quale la comunità si identifica. Ma se non c'è il sentimento comune, il bene comune è una roba astratta. Per cui noi scolliniamo questa campagna elettorale dentro grandi incertezze, e ci troveremo il giorno dopo la campagna elettorale con coalizioni che si smonteranno. Il centrodestra è una roba che serve solo ad arrivare al 5 marzo, e dopo il 5 marzo non esisterà più. E in una condizione sociale così, alcune cose sono state segnalate, una piccola traccia c'è, poi è del tutto evidente che questa piccola traccia può essere portata avanti in maniera seria a seconda di qual è, come dire, l'equilibrio politico che si determina. Io ho un'incomprensione, non la vedo. Mi dispiace che sia passato sotto traccia una dichiarazione eversiva fatta dal Presidente della Repubblica. E io questa l'ho vista, io ritengo che uno dei non ce ne sono tanti, io, dal mio punto di vista bisognerebbe avere un programma molto essenziale per spiegare alle persone quali sono i nodi veri e come si incide sui nodi veri. Ho detto le diseguaglianze, una riforma del sistema pensionistico che reintroduca il calcolo delle pensioni per tutti, politici compresi, ma per tutti, sulla base del contributivo, anche per chi ha maturato il diritto in maniera diversa, è un segnale che garantisce uguaglianza. L'altra è sulla sanità e sulla scuola, ma uno dei punti sono i trattati europei. Io ho continuato a sostenere insieme ad altri in questi anni che occorresse rivedere i trattati europei, e questa posizione è sempre stata ritenuta blasfema. Come fai a dire? Il Presidente della Repubblica Italiana l'anno scorso, in occasione dell'intervento davanti alle Camere riunite per il 60° anniversario del Trattato di Roma, ha detto due cose. Siamo di fronte a una società che avverte una condizione di angoscia esistenziale. I diritti sociali non sono più tutelati, dobbiamo modificare i trattati europei. Che non è uscire dall'euro, non è... dobbiamo modificare i trattati europei. Se si dovesse creare una condizione politica favorevole, direi che la somma delle debolezze di tutti i soggetti politici prometeici, cioè quelli che dicono io ho rubato il fuoco agli dèi e adesso lo distribuisco agli uomini, la debolezza di tutti può diventare l'elemento di forza. Perché solo un'opera di riconciliazione che mette nell'orizzonte la riduzione delle diseguaglianze può essere il modo per venire fuori dalle difficoltà che abbiamo. Bene. Giuseppe, grazie. Grazie per questo tuo intervento, che sicuramente ci fa capire di più Francesco rispetto a quello che sapevamo prima. Io...